Ciao a tutti amici e bentrovati. Oggi parliamo di Alfa Tauri. Stiamo recuperando, hai visto, Diletta, un po' alla volta, riparliamo di tutti i team che hanno presentato la macchina in questi giorni, no? In realtà tutti hanno sempre presentato delle macchine, un po' diciamo hanno seguito il filone della tradizione degli ultimi lanci, degli ultimi anni delle monoposto, quindi non si è mai visto molto di quello che è il prototipo definitivo, ma così. Fa sempre piacere sapere che l'Alfa Tauri prenderà parte al campionato del mondo di Formula 1, innanzitutto perché è un team che dice la sua sempre, un team che fa parte dell'universo di Red Bull, ma anche perché la costruiscono dietro casa di Herbert, ed è questa una cosa fantastica, secondo E già, ed è un team che ricordiamo, è stata in un'epoca passata, in una vita passata, la a Minardi, Minardi, poi è certo. diventata Toro Rosso e oggi è Alfa Tauri, che è il brand di abbigliamento di Red Bull, che veste, anzi ha vestito alla presentazione della livrea di Alfa Tauri due piloti, Nyck de Vries e Yuki Tsunoda. Sembrava più una sfilata di moda che Sì. la presentazione della monoposto, cosa voluta perché l'evento è stato organizzato durante la settimana della moda di New York, quindi tutto calcolato, doveva essere semplicemente la presentazione della livrea, ma sono arrivate anche i rendering della AT04, che presenta questa livrea con dei toni di rosso perché Orlen, ex sponsor di Alfa Romeo, si è spostata in Alfa Tauri, creando questa livrea che non è piaciuta moltissimo agli Certo. appassionati. Secondo me la livrea più bella dell'Alfa Tauri sbarra Toro Rosso è stata quella blu elettrica, Sì, era che molto avevano bella, è un po' vero, di sì, hai anni fa. ragione. Questa la preferivo come era l'anno scorso, quindi semplicemente con il blu e con il bianco, perché questo rosso ovviamente credo sia stato aggiunto ex post o quasi, visto l'accordo che è stato raggiunto per dare visibilità allo sponsor, però non credo che sia bellissimo, ma poco Però scusami, importa. Diletta, il fatto che Orlen si è spostata verso l'Alfa Tauri non significa che Kubica andrà a fare, diciamo, il terzo pilota o comunque il collaudatore per Alfa Tauri, no? No, tendenzialmente Perché i Orlen è un'azienda collaudatori. polacca di idrocarburi, è la loro Eni, fondamentalmente, mettiamola così, ed è legata da un certo punto di vista a quello che è il mondo di Robert Kubica, no? E quindi immaginavo che Certo. se cambia team, magari anche Kubica segue quello che è il suo Per il sponsor. momento non è stato comunicato nulla, ma da policy normale i test driver della Red Bull sono anche i test driver di Alfa Tauri. Ok. Quindi c'è Daniel Ricciardo che è il terzo pilota, ma ha un ruolo più di rappresentanza. E Sì. poi ci sono tre giovani dell'Academy della Red Bull che saranno insieme, hanno questo ruolo, diciamo, congiunto di piloti di riserva perché partecipano, sono nelle categorie minori, quindi partecipano ai weekend di gara. Loro interessa più capire come funzionano, diciamo, come Sì, funziona come un gira il team team, no? dall'interno. Sì, come gira il team. Anche perché la maggior parte di loro non ha nemmeno la super licenza, sono Liam Lawson, Dennis Hauger e Zane Maloney, e penso che forse di questi solo Lawson abbia la super licenza, ma è importante per loro fare esperienza, quindi Quando dici vedremo Lawson, lo sai se. che mi vengono i brividi? Perché? Perché Eddie Lawson, grandissimo pilota di moto mondiale, adesso non so se sia legato ai figlio. Non credo, Non credo non nemmeno credo. io, però mi vengono i brividi perché Eddie Lawson è stato uno dei piloti di moto mondiale più pazzesco nella storia di moto mondiale. Comunque vai avanti, Vabbè, di perdonami. un figlio d'arte ce l'abbiamo, è figlio di un pilota del motomondiale che è Jack Doohan, 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 certo. quindi che arriverà probabilmente. Va Non bene, è sicuramente figlio, tornando. ma comunque di Letta mi vengono i brividi lo stesso, perdonami. Capisco, capisco, sono nomi che evocano tempi lontani, mettiamola così. La Vinto E 7, per quanto tanta roba. riguarda invece, tornando alla nostra Alfa Tauri AT04, questo rendering io lo prenderei un po' con le pinze, non per altro, ma perché in Alfa Tauri sono un po' recidivi. Spesso infilano nei rendering delle parti della monoposto dell'anno prima, dei dettagli Sì, che fanno un non po' ci di sono. casino, sì, dai. Forse il caso più emblematico è stato un po' la T02 Frankenstein con il fuso 2020 che hanno presentato 2 anni fa, che poi in realtà appunto era completamente diversa quando l'abbiamo vista in pista. Una cosa che mi sembra interessante sottolineare è che osservando le foto della T04 e della T03 si nota che ha il passo più lungo, la monoposto nuova, e quindi evidentemente non era arrivata al limite del passo l'Alfa Tauri e potrebbe essere uno strumento per aiutare il team anche ad avere un bilanciamento migliore della monoposto.
L'anno scorso l'Alfa Tauri ha faticato moltissimo, ha concluso il mondiale al nono posto del mondiale Ma sì. costruttori, quindi veramente un risultato al di sotto delle Tra l'altro, aspettative Diletta, e c'erano molto. anche grossi problemi tra il team e il suo pilota di punta, per cui diciamo che l'hanno pagata cara il fatto di non avere un bel rapporto con Gasly. Però credo che molto sia dipeso anche da questa difficoltà nel trovare il bilanciamento corretto della monoposto, già con le nuove monoposto della nuova era dell'effetto suolo, non è semplicissimo trovare un equilibrio, ma loro hanno avuto davvero grandi difficoltà e forse portare un po' la sale anteriore in avanti potrebbe aiutarli a faticare meno. Vedremo quest'anno, lo spero, perché comunque l'anno scorso è stato davvero un anno difficile. C'è un nuovo pilota, tu l'hai anticipato, non c'è più Pierre Gasly Nick. che si è sposato in Alpine, che tu a questo punto tu intervisterai perché Vado tu a andrai vedere a la Londra. macchina fra 2 o 3 giorni. Assiduo, Vai a conoscere e a intervistare sia assiduo. Gasly che Ocon e poi mi farai sapere come sono dal vivo, se interagiscono o no, Mannaccia, mi perché tocca sono farla a me sta curiosa. roba, dovresti farle tu. Andiamo avanti, E comunque, cosa stavo dicendo? Ah, ci sarà Sì. Nyck de Vries, olandese, 28 anni, quindi un pilota decisamente maturo per lo standard attuale della Formula 1, che è campione del mondo di Formula E, è stato campione del mondo di Sì. È Formula E 2 anni fa, quindi uno dei pochi passaggi assolutamente. dalla Formula E alla Formula 1, eh. Di solito è il contrario. È il contrario, magari sarà un trend, chi lo sa, Chi lo fatto sa? sta che De Vries si è assicurato il posto grazie a quella prestazione incredibile che ha colto a Monza lo scorso anno in Quando la stava sostituzione tirando nella gru? di. Vabbè, è stato molto bravo secondo me, in Sì, è stato bravo. sostituzione di Alex Albon, tenendo conto che bisogna anche pensare questa cosa, non sembra, anzi molti dicono è Formula PlayStation, i piloti della PlayStation, che è una cosa che non posso sentire, perché queste macchine sono molto fisiche, non sono fisiche nello stesso modo in cui lo erano quando c'era, non so, il cambio manuale, Sì, gli c'erano anni cose del Senna o particolari, dell'Auda, no? Certo. ma sono fisiche per le sollecitazioni che hanno. Quindi anche un pilota allenato come De Vries, perché chiaramente corre nel Certo. Formula E, quindi non è uno preso a caso per strada, ha faticato parecchio con il collo, con le sollecitazioni, tanto è vero che poi ha chiesto aiuto per essere tirato fuori dalla monoposto, perché non Ci riusciva a credo. issarsi con le braccia fuori. Quindi è veramente, ha fatto secondo me molto bene e è stato un ottimo biglietto da visita in un momento in cui il mercato era un po' così vivace. Peraltro è stato Max Verstappen a consigliare a De Vries, loro sono molto amici, di chiamare Helmut Marko, perché ha detto: secondo me Helmut Marko è uno che guarda le ultime cose che succedono, ha detto così Verstappen, è molto attento, Quindi se le dà in quindi ha ancora in colpetto. mente quello che hai fatto, quindi chiamalo, perché vedrai che farà presa questa cosa, effettivamente, ragazzi, ha funzionato. Quindi bravo Max Sì, è anche. stato bravo, anche intraprendente, no? Ma secondo me è così che si fa, delle serie, ho vinto, ti telefono, vediamo che succede. A parte che tutti parlano con tutti, come diceva Marchionne, in Certo, tempi non però sospetti, però. effettivamente bisogna battere il ferro quando è caldo, quindi in questo caso De Vries era stato protagonista di questa grande gara e quindi giustamente si è presentato come per dire: ehi, sono qui, guardatemi. Quindi ha senso che abbia anche contattato l'Alfa Tauri. Poi Certo. c'è questa raccomandazione di Verstappen, chissà, magari poi lo vedremo in Red Bull con il suo amico Max come secondo, chi può dirlo. Ma sono anche molto curiosa di vedere come andrà Yuki Tsunoda, perché quest'anno secondo me o la va o la spacca, perché ha Dici? già avuto diverse possibilità. Secondo me Siemi, perché Franz Tost è un ottimo team principal, è abituato a gestire questi ragazzini Però è terribili che gli toste. mandano dalla Red Bull, perché è un tipo Tost, È proprio se vogliamo tost. fare questa Per battuta terribile, perché è forza, Tost è tost. di nome di fatto, però Yuki ha sbagliato tanto, sbaglia ancora tanto e fatica a mantenere la lucidità che serve a un pilota quando è in pista, perché si fa prendere dalle emozioni, si fa prendere dalla foga e dopo un po' in Formula 1 e soprattutto nella galassia della Red Bull le possibilità sono limitate Sì, hai e poche quindi cartucce arriverà da prima o sparare lì, poi. o vai subito, se no ti cacciano via, ma Esatto, e lo lui già capisco è anche. al terzo tentativo perché è la terza stagione quest'anno e la Però terza stagione peraltro evidentemente Diletta il Giappo gli interessa, cioè c'è anche, il Giappo interessa per ovvi indubbiamente. motivi, però fra poco non gli interesserà più.
non gli interesserà più. Poi, non so come dire, il terzo anno, tra l'altro c'è un altro giapponese che è Iwasa, che è nell'Academy della Red Bull, tanto per dirne una, ma a prescindere da questo, il terzo anno c'è sempre un po' quella crisi del terzo anno. Perché più di un tot non restano comunque in Toro Rosso, Alfa Tauri, a meno che non sia il caso come Kiat, che è Certo. ritornato perché non c'erano pilotini, diciamo, pronti con la super licenza per subentrargli. Per Certo. cui quest'anno Yuki deve dimostrare il talento che secondo me ha, però il talento è nulla senza controllo. Deve dimostrare di fare quel salto di qualità che gli permetta di dimostrare che la sua velocità non è fine a se stessa. Diretta, ti volevo chiedere una cosa, perché poi adesso c'è questa partnership con Honda, che dovrebbe almeno, sicuramente per quanto riguarda Red Bull, dovrebbe uscire, diciamo, dal giro, di Milton Keynes, dovrebbe cambiare direzione, no? La Honda credo che abbia intenzione di rimanere in Formula 1, non lo so se anche Alfa Tauri fa parte del contratto con Ford, quindi magari, sarebbe un po' da verificare questa cosa, però Honda Dovrebbe, dovrebbe, poi il no? tempo, chi lo sa, poi il 2026 è lontano, Ma quindi le cose Honda non possono c'ha la possibilità, cambiare. secondo te, di rimanere con Alfa Tauri, ad esempio, visto che ci Forse lavorano dovrebbe già? comprarla. Sì, perché Sai, no? alla Si è Red Bull sempre parlato comunque di fa vendere il team, sempre. no? Si è sempre parlato di questo Da un aspetto. lato la Red Bull fa sempre comodo avere un team che potenzialmente ha anche la stessa motorizzazione con cui creare delle sinergie. Bisognerà vedere come andranno le cose nei prossimi anni, secondo me. Sì, sono Però d'accordo. Honda deve decidere, comunque deve decidere a breve che cosa fare. È possibile che cerchi di affiliarsi a un team esistente perché le altre opzioni sono molto più complesse. Poi sono tanti anni oramai che la Honda crea i motori in Formula 1, ha imparato a farlo bene, starà già chiaramente lavorando in ottica 2026, altrimenti non avrebbe deciso di inserirsi nella lista dei motoristi. No, no, Se indubbiamente. avessero avuto l'intenzione chiaramente di non fare nulla, non ci avrebbero neanche Sì, ma anche provato. detto Invece che in intanto questo te metti, caso poi vedi se ci ti stai metti, poi vedi, dentro, certo, però almeno segnala un'intenzione, a cui deve far seguito anche uno sviluppo, perché siamo a febbraio del 2023, il 2026 sembra lontano, però in termini di progettazione di una Power Unit diversa da quelle attuali, meno complessa, ma con delle diversità importanti. Implica il fatto che bisogna cominciare a lavorarci, anzi, che ci stiano già lavorando su queste Sicuramente. nuove Power Unit. Sicuramente. Diletta, salutiamo i nostri amici di Alfa Tauri. Ciao e Ciao, in niente. bocca al lupo In a bocca al tutte le lupo. donne e gli uomini di Faenza, che sia una stagione all'altezza delle nostre aspettative. Speriamo bene. Ciao.